Buongiorno e bentrovati dalla redazione del Capoluogo e da Alessandra Prospero. Apriamo la carrellata delle notizie principali del giorno con il racconto dei volontari abruzzesi e aquilani che sono partiti per l'emergenza in Veneto con la colonna mobile abruzzese della Protezione Civile e VAB. Sono quattro i volontari partiti dall'Aquila alla volta del Veneto, insieme ai volontari del Teramano e di Tagliacozzo, tutti i membri del VAB Abruzzo, volontari antincendio boschivo. Abbiamo intervistato con il capoluogo.it il responsabile abruzzese del VAB e presidente dell'Associazione di Protezione Civile PIVEC L'Aquila, Thomas Malatesta. Ma mentre i nostri volontari sono impegnati meritoriamente nei soccorsi al Veneto, c'è invece qualche leone da tastiera che rischia di far scattare l'incidente diplomatico. Se fosse per me vi farei marcire insieme agli alberi. Scatta la denuncia. Poteva trasformarsi infatti in un incidente diplomatico tra Veneto e Abruzzo il brutto post di un dipendente dell'ASL di Sulmona che su Facebook si è espresso malamente contro i soccorsi in Veneto. Per il maltempo. Il post suonava più o meno così: volete l'autonomia? Per me potete marcire come i vostri alberi. Naturalmente il post non rappresentava e non rappresenta l'opinione della regione Abruzzo, tantomeno quella degli abruzzesi. E l'incidente diplomatico è prontamente rientrato. La vicenda però avrà strascichi giudiziari. Il governo regionale Veneto ha infatti deciso di denunciare l'autore del post. Passiamo al complesso tessuto della ricostruzione post-sisma. Blocco ricostruzione, come vedete, i sindaci dal prefetto. Ufficio speciale per la ricostruzione del cratere senza titolare. Ricostruzione ferma e ditte a rischio collasso. Mercoledì sit-in dei sindaci davanti alla prefettura per chiedere una mediazione con il governo. Serve un incarico ad interim. Si è svolta ieri pomeriggio a Fossa una riunione dei sindaci del cratere, alla presenza anche di alcuni parlamentari, per affrontare la questione della nomina del titolare dell'ufficio speciale per la ricostruzione del cratere, posto rimasto vacante dopo la scadenza a mandato di Raniero Fabrizi. Una questione di non poco conto, in quanto a questo punto, come spiega il sindaco di Fagnano Alto, Francesco D'Amore, manca chi firma. E a poco servono le rassicurazioni del sottosegretario al MIBAC Gianluca Vacca, che evidentemente non hanno convinto i sindaci, che hanno votato la proposta del sindaco D'Amore di rivolgersi al prefetto per ottenere una mediazione e un incontro con il governo per risolvere la questione. 41 bis denunciato fa per falso un operatore dell'Aquila. Michele Zagaria, detenuto al 41 bis nel carcere dell'Aquila, ha denunciato per falso un operatore del carcere dell'Aquila. Il fatto è emerso con le dichiarazioni rese spontaneamente dal boss del clan dei Casalesi durante il processo in corte di assise di appello per i delitti Cantiello Florio. Zagaria, a processo per questo duplice delitto, ha detto in videoconferenza: io nell'ultima udienza non ho voluto lanciare nessuna minaccia alla Corte e a nessuno, avevo semplicemente chiesto di parlare con il mio difensore. Quello che ha detto l'operatore del carcere è falso e ho già provveduto a fare denuncia contro di lui. Fermate bus, Consiglio Comunale a Tiburtina. Spostamento terminal bus alla Nagnina. La conferenza dei capigruppo vuole fare un consiglio comunale alla stazione Tiburtina in occasione della giornata di mobilitazione che ricordiamo ci sarà lunedì 12 novembre. Questa mattina, durante la conferenza dei capigruppo, è stata votata all'unanimità la proposta avanzata da Stefano Albano e Stefano Palumbo di tenere il consiglio comunale lunedì mattina a Tiburtina. E quindi lunedì il Consiglio Comunale sarà a Tiburtina, a Roma. L'esercito raccontato dai bambini, l'esercitazione Vardirex negli elaborati dei giovani alunni della scuola elementare Buccio di Ranallo di Coppito. L'esercitazione Vardirex, che si è tenuta nello scorso mese di ottobre, è stata per i bimbi che vi hanno assistito un'esperienza indimenticabile, emozionante e unica.
Le loro sensazioni di quel giorno le hanno trasferite su carta con disegni, temi e poesie che verranno premiati nella giornata di lunedì 12 novembre, con inizio alle ore 18 presso l'auditorium del Parco del Castello. E qui vedete i disegni dei bambini. Chiudiamo con il meteo: cielo sereno, banchi di nebbia in intensificazione. A partire da domenica assisteremo a una progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione che favorirà un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche e un graduale aumento delle temperature, probabilmente per gran parte della prossima settimana. Dal capoluogo per oggi è tutto, un buon fine settimana, appuntamento al TG di lunedì.